Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento con Ranch Simulator nella serie Il Castello di Zio Antonello. Come sempre ringrazio moderatori e moderatrici del canale, amici ed amiche e sostenitori tutti. Ragazzuoli, allora, l'ultima volta che ci siamo visti, oh, è cresciuta anche una gallinetta. L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo appunto sistemato un pochettino il pollaio e stavamo finendo di progettare il castello di Zio Antonello. Allora adesso andiamo avanti naturalmente, quindi continuiamo la progettazione. Allora qua fare anche un ingresso laterale, vabbè, l'ingresso si può fare anche in un secondo momento. Allora continuiamo, quindi dobbiamo fare parete che si trova in provincia di Caserta. Allora qua dovrei fare anche la famosissima uscita d'emergenza, quindi sono tre, vediamo se così funziona, 2, 3, ok, perfetto. Allora, visto che qua facciamo l'ingresso frontale, ne facciamo un altro posteriore qui. Ecco qua. Dai che lo vogliamo fare, lo facciamo qua. Oh che bel castello, sta costruendo Zio Antonello. Oh che bel castello, è tutto, yes, oh yes. Allora, abbiamo fatto una specie di castello qua, Zio Antonello, si prodò forte, Zio Antonello. Allora però, ok, quindi stessa cosa qua, qui adesso rientriamo di un paio di muretti, perché, beh, di blocchi, perché vorrei e voglio creare e ricreare lo spazio per entrare con i mezzi, più o meno come è stata fatta anche nella serie precedente. Allora fammi fare, allora questo mi sa che il camion qua non ci entra, quindi si può fare una cosa, questa si porta più indietro, quindi si fa così. 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 E qua mettiamo l'ingresso. Oh. E qui lasciamo quasi, quasi tutto aperto. Poi vedremo nelle fasi successive se eventualmente bisogna mettere qualcosina. Allora qua direi che può andare più che bene così. E approfitto come sempre per ringraziare naturalmente tutti coloro che si iscrivono al canale quando sono offline e tutti coloro che ovviamente stanno dando un piccolo grande contributo al canale per andare avanti. So hi everyone, welcome to the stream, welcome to our appointment with the castle, the castello of Zio Antonello adventure here on Ranch Simulator. As I say every time,
I want to say, first of all, thank you so much to my moderators, to followers and supporters of the channel. Thank you, thank you, thank you. Allora, adesso qua dovrei, questa parte qua dovrei alzare un altro muro. Devo farla più alta, ok, vediamo un po'. Ok, ok, yeah. Tanto comunque deve essere alzato tutto qui, solo che alla fine allora qua mi sa, se non ricordo male, bisogna alzarla di 3 livelli se la memoria non mi inganna. Qui ecco qua, mettiamoci dall'esterno, vediamo un po'. Allora, se riusciamo, eccolo là, così, così, e saluto Aleasso, Aiea, Aiea, il mitico Moreno, il super presidentissimo della Zappa Storta. Funicolare senza corrente! A me! Voglio la tiene la corrente! E naturalmente salutiamo il mitico Fanbus, ragazzuoli. Mitico Fanbus, buongiorno a te. E bentornato, setuzzi e tuzzi. Voilà! Ragazzuoli, mi raccomando, passate nel canalozzo del mitico Fanbusso, lasciate un bel follow, mi raccomando, condividete, iscrivetevi, sostenete. Eccoci qua, facciamo una bella accoglienza al mitico Fanbus, ma facciamo anche qualche altro shootout e diamo il benvenuto o il bentornato a Esport Game Team. Bentornati ragazzuoli, scusate se non ci ho fatto caso, infatti adesso ho letto 14:51, perfetto. Meno male che Fanbus ha fatto partire i Sound Alert. Buon pomeriggio a voi ragazzuoli. Tutto bene, tutto bene. Mi sono stradivertito da te, caro Fanbus. Come sempre, del resto. Gran bella seratina, ragazzuoli. Passate da zio Fanbus, mi raccomando. Seguitelo e sostenete e tuzzi, perché oltre ad essere un bravo streamer è anche un signore. Come la stragrande maggioranza degli streamer, ma il caro Fanbus sa perché. Dico questo naturalmente perché di questi periodi l'anno scorso, caro Fanbus, eravamo a quota 40, anzi 70 mi sa, follower del canale. Grazie a te, insomma, anche grazie a te è cresciuto veramente tantissimo questo canale. Caspita, un gran bel numero, 18 sono tanti. Facciamo un bel applauso a tutti quanti voi che siete venuti in diretta. Un applauso a tutti quanti voi, ma anche a voi che siete venuti a guardarmi in diretta, ma naturalmente un applauso e ringraziamento va anche a tutti coloro che stanno facendo sì che i contenuti su YouTube, insomma, stiano andando molto bene. E quindi ragazzuoli, anche voi amici ed amiche su YouTube, vi ringrazio di vero cuore. Ah, vabbè, se per questioni di caso di forza maggiore, vai tranquillo, non ti preoccupare, tanto poi ci possiamo sempre rifare in qualsiasi momento, in tutta scioltezza. Allora, boh, però mi sono scordato dove che ho messo le attrezzi.
Ah, ottimo, cosa porti di bello? Ah, anche tu sei un fan di farming. Nonostante sia calato un pochettino come ascolti, però. Cioè, ovviamente io parlo in Italia, perché poi bazzico anche un po' i canali stranieri, ma ho visto che dalle altre parti invece farming mantiene veramente, tiene sempre botta in maniera incredibile. Allora, mo quasi quasi prendo un po' di alberelli da qua, visto che dall'altra parte mi torna utile. Farming 22, comunque è un bel gioco, eh. Ovviamente bisogna avere tanta pazienza perché ragazzi, purtroppo a causa del crossplay qua, diciamo così, le mod escono in maniera più lenta. Voce bassa? Dovresti sentirmi meglio adesso. Prova, prova, sa, sa, sa. È perché quando come stamattina porto Eurotrack abbassa un bel volume per evitare di far sentire il rumore del volante. E quindi poi la posizione del microfono non è sempre la stessa, quindi di conseguenza, non essendo un microfono dinamico, ma un microfono da studio, diciamo tra virgolette, anche se economico, richiede una certa posizione. E quindi se non si sta ben frontale, ovviamente richiede un po' di preamplificazione in più, si sente un po' bassino. Comunque grazie per avermi avvisato, che io purtroppo in cuffia non riesco a sentirmi. Ovviamente mi scuso anche se non sono in webcam, ma insomma, siccome fa caldino, mi sono messo un po' comodino. Oppla! E tuz, come dice il nostro Morino. Allora, qua sopra quasi quasi, questo qua potrei costruirci qualcosa. Non dica la casetta, anche se la casetta qua sopra non mi dispiacerebbe. Ho più che altro è, siccome il volante è montato su un supporto di metallo abbastanza sottile, allora si sentirebbero anche le vibrazioni del supporto, e quindi onde evitare di far sentire tutto. Diciamo che si sente, ma non sarebbe nemmeno particolarmente fastidioso. Però sono parecchio meticoloso su queste cose qua, e quindi diciamo che meno rumori di fondo prende il microfono, e meglio è. Opla, vai. Allora, qua dobbiamo lasciare una fila di alberi a centro, perché quelli devono separare l'ambiente questo qua con le stallucce che poi andremo a installare. Allora, io penso che questo qua solo poi basta. Voilà. Comunque, ragazzuoli, per chi non, diciamo così, non sapesse, ma non ci ha mai fatto caso, il motore grafico è stato molto 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 migliorato, Crunch. Stamattina ho portato Eurotrack a causa di un problema tecnico di ieri, quindi l'ho riportata stamattina presto. E dovrebbe essere nei video, come si dice in gergo, nei VOD, quindi dovresti visualizzare
la replica, il video di stamattina, ho fatto un paio d'ore perché ho avuto un po' di problemi ieri, e siccome la serie del Turbo Star è molto seguita su YouTube, allora ho detto me la vado a fare la live, anche se diciamo così l'ho fatto con un giorno di ritardo, però l'ho fatta, e quindi voglio, è una cosa buona. Vai a dare una mano a Fernbus su Farming, il mitico Fernbus, ragazzi, un nome alla garanzia. E chi non salta dell'orsacciotte, facciamo un po' di riscaldamento, ragazzi, perché qua non si sa mai, può sbucare un orso all'improvviso e ci fa la pella. Vai. Ovviamente tutto a mano, ragazzi, perché bisogna risparmiare un po' di spese di benzina, perché qua siamo ancora all'inizio e quindi non abbiamo ancora fatto crescere le finanze del ranch di zio Andunello, perché zio Andunello dovete sapere che è molto meticoloso su queste cose qua, e quindi è tuzzo, yesso, yesso, opla, bravo zio Andunello, ma tieniti in forma zio Andunello, a 65 anni sei una bellezza. Poi ci andiamo a fare anche una situation. Allora, solitamente Fernbus alle 19 va in live. Fino alle 20 e 30 più o meno, so a che ora inizio, ovviamente, perché ormai è più di un anno che lo seguo e lo conosco, quindi so che alle 19 lui, praticamente quando finisco io, che a volte, come quando sono su House Flipper, il gameplay dura un po' di più, quindi finisco verso le 6, lui solitamente dopo un'oretta va in live. Vedi che comunque nelle informazioni del canale vedi tutti i contenuti che porto, che sono sempre gli stessi anche nei giorni, tranne il sabato, che diciamo venerdì e sabato non c'è una cosa fissa, diciamo che è un po' più free, anzi il sabato, chiedo scusa, che il venerdì c'è le avventure, operazione nostalgia con le avventure di zio Gigino su Toy Tinker Simulator. Un altro bel giochino qua, che è molto tranquillo. Funicolare senza corrente! Voglio la tiene la corrente! La corrente qua ancora deve arrivare. Hopla! In realtà va ancora a benzina, mi sa. Manco a gasolio. A benza! C'è tanto da costruire là, per arrivare a costruire il castello dello zio Andonello. What's my destiny, zio Andonello? Uppla! Zio Andonello sta sempre in Bermuda, anche sotto la neve.
Infatti, se vi andate a vedere la serie dell'anno scorso, quella lì del periodo natalizio, vedrete che zio Antonello sta sempre con le sue amate Bermuda e ovviamente sempre con la sua giacchettina. Gli mancano solo gli infradito, poi sta a posto. Opla. Oui, Morenoschi e Tuzzi Tuzzi, oh yes, oh yes. Buon pomeriggio, Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Aspetta che qua si consuma il gasolio. Grazie. Ah, si sentite? Nec, volevo fare una cosa silenziosa. Buon pomeriggio a te, Morenoschi. Hai fatto carica batterioschi? Bravo Gingerbread, bravo. Facci la miseria, qua già si è fatto il buio. Si sta facendo notte. E tuzz qui, mi sa che è meglio portare la legna là perché va l'indomani a fine che non le trovo più, sperando che il tempo sia buono, perché qua dovete sapere che in questo gioco il tempo rischia di cambiare nel giro di qualche minuto. Moreno, tu se vuoi puoi pure anche venire in partita. Direttamente da Steam fai... Oh cacchio, sta piovendo, lo sapevo. Ah, è vero, perché me l'hai detto che stanno facendo la manutenzione. E niente, voglio qua, ci dobbiamo andare a riparare. Beh, 18:38, ci abbiamo ancora un altro pochettino di tempo. Allora, dove sta? Ecco qua. Poi cerchiamo di mettere tutto a portata di mano qua. Opla! Il passo dell'orso a chiotten. Il passo dell'orso a chiotten. Wow, wow, wow. Orso a chiotten, tuzz e tuzz. Wow, wow, wow. Orso a chiotten, tuzz e tuzz. Voilà, les jeux sont faits, rien va plus. Facciamo una giravolta. Facciamo un'altra volta. Guarda in su, guarda in giù. Ho messo la chat solo moderatori, che ho fatto? Ah, questo coso qua, le tuzze e tuzze attorno al messaggio. Moderatori, abbonati, mi pare, forse pure io, credo. Allora, 19. Mo ci tagliamo ancora qualche altra cosuccia, approfittiamo. Opla. Ah, ecco, lui Moreno sta sempre in giro perché Moreno è un businessman, allora ogni tanto lui va e fa i tour nei palazzetti dello sports, nei più migliori, anzi nelle più migliori palestre di Balli e Tuzzi e Tuzzi. Noi siamo e Tuzzi, siamo io e Tuzzi. Oh yes, oh yes. E Tuzzi e Tuzzi, Ballo dell'Orsacchiotten. E Tuzzi, e Tuzzi, e Tuzzi, oh yes, oh yes. Lo spegniamo, che qua
Non si vede una ceppa. Allora, lì stanno, sta lo steccato, quindi dovrei andare là. Ragazzi, dovete sapere che è un po' complicatuccio orientarsi quando qui fa buio buio. E infatti, Moreno, sto ricostruendo il castello di zio Antonello. Fatto molto ad capoccia, ma ovviamente devo ricordarmi. Ok, vai tranquillo Moreno, buona continuation, grazie naturalmente per essere passato. Thank you so much. Anzi, facciamo la shootout in uscita. Il mitico fanbus, ragazzi. Fernbus, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Super. Hai fatto un po' di confusione, comunque sì. Tac. Quel tac, il copyright dei super tac ce l'ha. Ah yeah. Che gli faccio lo shootout. Mi pare che dovrebbe essere anche là in live, se non mi sbaglio. Facciamo pure uno shootout. Allora, la zappa storta, la zappa storta. E tuzzo e tuzzo. Oh yes, oh yes. Ragazzi, comunque è veramente molto raro che in questo gioco non venga a piovere. Quindi non preoccupatevi, non impressionatevi perché gli hanno così, insomma, è una cosa normale. Io sono passato da lui prima di pranzo. Poi siccome dovevo andare a fare carica pappatoria, carica batterie, ho detto lo lascio perché ovviamente il dovere chiama. E tico tico ti, e tico tico ta, e tico 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 ta. What's my destiny? Dragon Ball. Qua secondo me non ce la faccio nemmeno a costruire la metà di quello che devo costruire. Ma qua. Oppla. Ragazzi, non fatelo a casa, mi raccomando. Zio Antonello è uno spericolato, ma sa dove mettere i piedi. Voi no. Non fate come zio Antonello, ma fate come zio Gigino, che impara tutto, impara ad aggiustare tutto. Infatti MacGyver ha fatto scuola da lui.
No, questo è l'ultimo. Dopo questo no, farming lo porto sabato e domenica mattina. Sempre in multiplayer. Crossplay domenica e invece PC sempre multiplayer sabato pomeriggio. Ho ripreso di nuovo la vecchia. Oppla, finito. Ho ripreso la vecchia, il vecchio orario perché diciamo che ultimamente farming non dava. Non faceva più. Portandolo tutte le mattine, ovviamente. Aveva perso un pochettino di attenzione e quindi ho pensato di per il momento portarlo solo 2 volte a settimana, ma sicuramente potrebbe anche ritornare un attimino alla mattina, vediamo un pochettino. Ok, Esport, grazie per essere passato, buona continuazione di giornata a te e ci becchiamo alla prossima. E facciamo un altro shootout a mitico Fernbus. Grande amicone. Hopla. Il mitico Fernbus. Bus. Aspetta, ma qua non ho fatto nemmeno una finestra però. C'è da modificare qualcosina qua, eh. Allora, dov'è che sta? Voilà. Eccolo là. Oh, che bel castello sta costruendo zio Antonello. Oh, che bel castello zio Antonello costruirà. Riusciamo a metterli tutti qua sopra. Dubito, vediamo. Stanno messi un po'. Ogni pila di questi qua costa 9 dollari alla ferramenta. Quindi diciamo che è vero che sprechiamo non so quanti dollari in carburante, però diciamo che risparmiamo un pochettino. E a proposito, potevo andare anche a rifornire la Fernbus, grazie per l'hosting. Thank you so much. Non suona, ma non vi preoccupate, ragazzuoli. È come se avesse fatto. Allora, qua. Grazie mitico Fanbus. Fanbus. Allora qua devo mettere anche una finestrella però, eh. Quindi devo ricordarmi. Mettere avanastrella e marugiara. Quando sponda la luna marugiara. Faccina miseria, se l'è mangiato il legno. What's my destiny? Dragon Ball. Io se tu lo sai, Dragon Ball. Stavo pensando di mettere un'uscita posteriore. Aspetta però qua, ho quasi quasi. Allora, se mo butto giù una parete, potrei buttare questa giù e mettiamo una finestra. Una finestra sul mare. E tuz e tuz. Na 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 na. Allora qua mo dobbiamo fare mente locale.
Là si potrebbe, ora che ci penso, si potrebbe costruire. Vediamo se ci riusciamo. Ecco qua. What's my destiny? Ziando nello. Hai parlato, proto bello. Così. Ha ragione Fenbus quando dice che non gli piace, c'ha perfettamente ragione, ragazzi. Eh sì, non è proprio il massimo, eh. Oh, interessante. Ma devo tornare indietro. Eccolo qui. Chi sei? Fermus non lo sai che è lui. Dalle risate ti fa scompisciare e poi ti divertirai. Tuts e tuts. In ogni sua live. Quando fai il controllo. Da ridere e scompisciare ti farà e tuts e tuts. Adesso però devo prendere la latte. Ah, devo vedere se le galinozze qua c'hanno anche l'acqua. Altrimenti rischiamo qua che mi crepano. Allora, diamo un po' acqua. Uno. Qua c'è la miseria. Qua. Ecco qua. Ja, wunderbar. Wunderbar. Ecco qua. Sta pure per finire l'acqua. Allora, la latta, ok. La mettiamo sulla macana e la andiamo a rabboccare il meso. Però visto che mi trovo quasi quasi, una missioncina l'andrei a fare. Ma sì. Allora, salviamo intanto qua. Let's see first. So now I will do a mission. I don't know if this mission will be impossible or not, but now I will try again to earn extra money. And I need a money, cause I need a money. Quanti ce ne stanno? 6 su 7. La faccia la miseria. E come. No. Pulcino curioso. Meno male che Pulcino non se n'è accorto. Ok, azz, l'ha mangiata completamente. Quindi, ok, ci avviciniamo là. Andiamo a fare un po' di caccia. Now we will do a hunt session. But Maggia ricorda that I need to bring some chicken food.
Ok, ci è costato meno rabboccare la macchina che tutta. Adesso andiamo nell'area dove già sappiamo che ci troviamo qualcosina. A proposito, però, prima fammi caricare il fucile qua. Ehi, se la prende con calma. Oh, don't worry. Don't run. Don't do this quickly. We have all the time. Allora, di là. Oh, è stata modificata comunque la mappa, questa parte qua me la ricordavo leggermente più grande, leggermente più alta. Allora adesso andiamo, opla, manovra elusiva alla Nike. Voilà. In caso di necessità, tirare il freno a mano. Occhio che qua ci fanno la pella. Allora, lì c'è il trattoriello e salutiamo la mitica guerriera. Salutiamo la mitica guerriera. Ciao guerriera, voglio che stai buona. Tutto a posto, tutto a posto. Spero lo stesso di te. Ok, siamo pronti a fare la nostra incursione. Occhio che qua si sono, gli orsacciotti sono diventati molto molto più cattivi, molto molto dangerosi. Che cos'è quello? Opla! Sembra che... Oh, cos'è? Attoni. Non bisogna fermarsi per nessun motivo. Vai! Vai! Dove il sole non c'è mai, dove niente troverai. Allora, qualcosa si dovrebbe trovare qua sotto. Occhi aperti, perché qua gli orsi vi sbucano all'improvviso. Watch out for the birds, because they will spawn. And here we are. Orsacciotten. Wunderbar. Wunderbar. Dai. What's so? Solo due. Vediamo se questo riesco ad attirarlo di qua. Orsacciotte. Mamma mia. Allora, vediamoci un attimo. Giriamoci intorno, perché qua. Let's check if there are other. Stava a cagare sotto. I have been scared by the thunder. Ma fatta cagare sotto. Andiamo a recuperare l'auto.
sta facendo pata pata l'acqua, oh frate tuo, e caia. Vediamo se ne troviamo qualcun altro. Before leaving this area, let's check if there are other birds. Avevo visto qualcosa muoversi. Arrampicata in stile Jippo. Che saluto il mitico Jippen, Saga Jippen. Opla. Ecco qua. Allora, un altro dovrebbe trovarsi, ora se non ricordo male, aspetta, perso l'orientamento. Allora, vediamo un po', spegniamo le luci, così non si riesce a capire. Allora, uno sta qua, un altro stava più avanti. Another one was... But I can see it. Allora, cacchio sta. Aspetta. No. Sta vicino alla strada. It was near the road. Infatti, sta là. In fact, there is here, there is. Ale a sua allegria. Ha appena brindato con 50 caffè. Grazie mille. Ui, carissimo, grazie per i caffettozzi. Aia, per te, mitico. Buon pomeriggio. Ho visto che prima eri live e oggi infatti mi sono anticipato un pochettino, visto che insomma c'ho alcune cosucce da fare, quindi ho detto mo vado con calma in live adesso, così poi mi posso anche anticipare. Come è andata la live? Ho visto che stavi portando la Off Bergman, se non ho visto male. A parte che ci siamo salutati prima che andassi a pranzo qua. Opla, vai Capotation. Ui, Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi. Mamma mia. Anzi, 5 ore sono tante. Ragazzi, vi faccio vedere. Qua c'è un trattore che qualcuno di voi avrà lasciato sicuramente. Allora, questo dovrebbe essere il Fiat Agri, se non ricordo male. Allora, mettiamoci però sulla macchina, perché siamo nell'area in cui arrivano gli orsacchiotten qua e ci fanno la pella. Allora, questo è il Fiat Agri e Tuzzi e Tuzzi. Ragazzi, un po' di Tuzzi e Tuzzi però, eh. Grazie Morino. Thank you. Allora, sono le 20:47, non c'è nemmeno il tempo di andare a vendere la carne, come dice il mitico Fanbus, a vendere la ciccia a fast food. Se mi riuscisse ad orientare, allora dovrebbe essere a sinistra. Vediamo. Ok, perfetto. Allora, se arriviamo per le 21, può darsi che ci lasciano la porta aperta.
No, è tardi. È tardi ormai. Opla. E allora dobbiamo andare per forza a dormire, ragazzi. El Morenoschi. Un colpo di freno a mano. Ho già precaricata anche la live di stamattina, ragazzuoli. Naturalmente su YouTube vi parlo, ovviamente. Precaricata e uscirà appunto venerdì pomeriggio alle 12. E tutti e tutti, naturalmente, siccome ho fatto la consegna nella... qui, ho perso l'orientamento, è andata vuota, ecco qua. Siccome sono andato a Messina, allora ho messo la tag anche a Nick, perché infatti all'inizio della live ho detto che avrei consegnato 24 tonnellate di gelati a Nick, a Morino 17 tonnellate di cipolla, al nostro mitico AIA invece ho consegnato caffè essenza di caffè, mi sa, cacchio, qua domani mattina devo andare ad acquistare anche il mangime per le gallinozze. E naturalmente salutiamo il mitico Nick, che naturalmente nella descrizione del video ho messo il, oltre al link di Mister Aleasso Allegragia. Ah yeah, yeah. Esatto. Oltre anche al canale di Morenoschi e Tuzzi e Tuzzi, c'è anche il link del nostro mitico Nick. Oltre ai miei canali social o aiuni, mi raccomando, seguite. Ma noi lo salutiamo il mitico Nick. E salutiamo anche Miticaccio, ragazzi, senza dimenticare Miticaccio. Ok, qua, sì. Opla, vediamo un po' se siamo fortunati. Allora, niente, va bene, è una cosa. E tuzzi e tuzzi. Oh, 120. Sono sempre soldini, guagliuni. Oh, 1154. Allora, adesso devo andare all'Emporio, devo acquistare. Allora, l'Emporio si trova qua. Sinistra, devo acquistare mangime per le gallinozze, esattamente, hai parlato proprio bello, e tuzzi e tuzzi e tuzzi, opla, perfetto, il parcheggio è perfetto, ragazzi. Il parcheggio in stile oh yes oh yes. Allora 1 2 3 4, poi serbatoio idrico ci serve, questo poi 24 qua, vabbè 120 ne abbiamo recuperato, spese 190, quindi abbiamo giusto toccato 70 dollarozzi di saccoccia nostra. Ottimo. E buongiorno. No, non mi guardare così. Mi vuoi sposare? Martin, disgraziato. È un Fetentoschi. Allora, mo qua me lo devo sistemare per bene, altrimenti non riesco a fare una cippa leppa. Allora, vediamo se riesco a sovrapporre anche a un'altra benzina. Qui, ecco qua, vediamo un po' se ci riusciamo. No, no, non ne volevo proprio sapere. Vabbè, mettiamolo qua e vediamo cosa ne viene fuori. Ragazzi miei, buongiorno, anzi buon pomeriggio, ma ovviamente
qualcuno che lo sta guardando di notte dice buonasera, buonanotte, allora diciamo buonasera, buonanotte, buona carica caffettoria, quella non può mancare, guaglioni, naturalmente. Oui, 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 one moment please. Il bidone ci va? Il serbatoio non ci va. Ah, attendi a Moreno. Il Moreno schi. E speriamo che almeno a Moreno gli sistemino un po' la connessione, che ci faceva notare che c'è stata un po' di difficoltà ieri, ed effettivamente. Tenete presente, ragazzi, che però ovviamente io ve lo dico per esperienza. OBS e questi altri software qua ciucciano parecchia potenza dalla CPU in generale, quindi anche richiedono molto, una connessione molto ma molto più buona. Quindi ragazzi, io vi dico questo per esperienza, non per sentito dire, quindi vedete voi. Io per il momento con Gamecaster è molto ma molto leggero. Ok, questo l'ho messo. Fammi vedere se mi sono scordato qualcosa. No, fammi salutare. C'è una beffa, io me ne vado. E giù la porta, disgraziato. Subito, subito, scusami. Statevi bene. State buono, ciao. Speriamo di non trovare le gallinozze schioppate qua. Il muro mobile. C'è un orso che ti sta rinseguendo per caso. Oh, che si ricorda quando l'ho salvato. Ehi, se ne scappa. Vabbè. Oh via. Andiamo a vedere cosa stanno combinando Moreno e dalle assoie. Voilà. Oppla! Ho preso il palo, fratelli! Oppla! Prima che mi schioppano le gallinozze qua. Che ci sono anche i pulcini, quindi aiù. E assolutamente. Allora, vediamo un attimo come siamo messi. Acqua. 6. Mangime. A faccia la miseria. Facci la miseria, hanno finito pure. Ah, ma che stanno i pulcini, ci stanno. La caccozza, togliamo la caccozza. Si sente un buon certo profumino, 7 su 7, ok. Allora, questo siamo quasi quasi, vado a scaricare un attimo. Faccio scarication 3 route. Allora, da qualche parte qua, ecco, mi ricordavo di aver visto un uovo, ma me lo fa prendere l'uovo. Ok, questo qua dovrebbe essere un uovo non fecondato, quindi un uovo per la situazione di commestibili. Da. Qui. Anzi, mettiamolo qua, ecco qua, chiudiamo. Ok, vai tranquillo, Morino, tanto io mo fra poco pure io. Mi sa che pure io a breve farò. E tus. Allora, questo qua devo ancora continuare a tagliare un po' di situation là. Anzi, quasi quasi il serbatoio lo metto qua vicino, senza che vado qua dentro. Uno lo tengo qua per queste qua.
Allora, questo metto proprio qua, metto. Ecco qua. Allora, questi però li devo mettere a deposito qui. Siamo agli inizi, ragazzi, giustamente può risultare un pochettino noiosino, ma all'inizio è così. Questa è la nuova serie. Ecco qua, sappiamo che però one moment please, questo pure. Ecco qua, altrimenti non si capisce. Allora, questo va giù, perfetto, così ci abbiamo anche il varco che ci fa capire per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare. Beh, se dovete andare a manicomio, vi ci accompagno io. Lasciamo spegni. Stuta che la benzina costa. Diciamo che quello che abbiamo fatto oggi è stato molto giusto, giusto il minimo, indispensabile. Abbiamo veramente tanto 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 da tagliare. Ah, però sembra un esposimetro la visione visuale delle giocature. Ovvero, quando passiamo da un'area molto luminosa ad una poco luminosa, ci impiega un po' di tempo prima di, diciamo così, di calcolare il quantitativo di luce corretto. E sulle macchine fotografiche, ma anche sulle videocamere, c'è un dispositivo che calcola quanta luce deve catturare il processore per essere, diciamo così, dice esposto in maniera corretta, ovvero che la luce sia giusta, quindi non sia né troppa né eccessiva né tantomeno indiretta, quindi deve essere precisa, preciso preciso. Ma questo gioco in effetti fa proprio questo fattaccio qua. No, che ha fatto? No, così, 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 così.
Ecco qua. Al volo, ragazzi. Vediamo se riesco a prenderlo al volo. Uppla. Oh, via. Oh, is la sosis. Now I will try to finish, maybe, or trying to project the part of the external walls of the structure before. Doing other stuff. Presa a volo. Ok, andiamo a ultimare anche l'altra parte della struttura. Questo qua. Ovviamente non riusciremo a fare tutto, ma diciamo che lo costruiremo gradualmente. Zio Antonello costruirà il suo castello proprio bello. Au fur et à la mesure, nous allons construire notre château, notre oncle Antonello, zio Antonello, il va construire son château, le château de Carcassonne. Quante ne sono? Mi sa che ce ne passa ancora qualcun altro, fammi tagliare un altro paio di tronchi qua. Sta strizzicando, ha iniziato a piovicinare, ragazzi, non ci credo. Si dice che il mese di marzo sia pazzo, però questo qui, ragazzuoli, e questo qui, diciamo che il fatto è serio. Oh,
Uè, cavolo. Ma serio. Tousin. Salut à tous les amis, aux amis et les amis toulousains. Bonjour, salut, ciao. Oh mon pays, oh Toulouse, oh Toulouse. Claude Nougaro. Opla. Andiamo a mettere le ultime tavolozze e poi naturalmente ci salutiamo. Allora questa potrei anche lasciarla qua. Però aspetta, questa mi, se non mi sembra il caso di... Ecco qua, la lasciamo. No, aspetta che non avevi, quindi come non detto, mettiamola così, oh, ecco qua. Così poi. Quando si farà ritorno. Oh. Eccola là. Quando carica il sole sulla playa. E tu c'è tu. E tu c'è tu. Oh yes. I'm the great pretender. Guerriera. Qua sei arrivato proprio quasi alla fine. Non so se ti fischiavano prima le orecchie, non ti preoccupare, ero io che ti stavo salutando. E tuz e tuz. Buon pomeriggio a te, carissima. Siamo quasi ai titoli di coda, come dicono quelli che parlano bene il gergo cinematografico. Sei già andata in live, carissima. O ti stai preparando per andare a fare una grande lives. Oh, oh, voilà. Ah, però questo qua, qua ci vedi, ci va. Vediamo un po' se ci va. Una bella scala, la famosissima scala di Milano, come diceva il grande Totò. Allora qua questo può andare bene così. Però qua a fianco vorrei metterci una finestrella di Marugiar qua, quindi diciamo che c'è ancora tanto da fare, da progettare, ragazzi. Ebbene sì, c'è ancora da progettare molte molte cose. A che livello sei arrivata, cara guerriera? Dodicesimo? Diciassettesimo? Svendicendesimo? Questo io ho preso il tetto, vediamo un po'. Rampa per le fondamenta. E che questo non va? Fatto come l'altra volta? Allora, vediamo un attimo. Dove lo mette? Il nonnetto dove lo mette? Ah, mo' l'ha agganciato. Allora, come si fa ad abbassare? Qui. Allora. Q mostra il libro, no, posizione, ma come si fa a fare qua? No, vabbè, allora mi è avanzato un pezzettino qua, ma qui ovviamente strizzichia malamente. Allora facciamo così, ora porto tutte queste cose all'interno della struttura qua, perché anche se è vuoto, mi sa che ho fatto una gaffes. Allora, se io adesso volessi mettere questa, ovviamente mi faccio tutta la parete, ma va bene così. Allora, se io adesso volessi mettere la rampa, dove me la fa mettere? Domanda, question mark. Oh, ma la fa... Ma tu guarda un po', mi ha fatto distruggere una parete in te. Vabbè che la devo riprogettare. Sono alla pagina 8, mi mancano due pagine finite il pass. Azzu, poi sono i stili. Ah, quindi stai facendo le cose in grande stile.
come si dice in gergo. Allora, questa abbiamo detto, la mettiamo qui. Poi quasi quasi metto anche un'altra finestra qua, così replichiamo le tuzze e tuzze, come dice giustamente la nostra guerriera. Mai aggiungerei, oh yes, oh yes. Allora qua io lascerei in sospeso, perché probabilmente, dico probabilmente, si potrebbe fare una piccola tettoia, quindi si parla di una specie di piccolo balconcello, balconcino. E quindi qua ovviamente quest'area qui per il momento è abbastanza grande, ma sarà destinata alla sosta dei mezzi. Poi può darsi pure che più là, una volta acquistato i mezzi, poi l'andrò a modificare. Allora, ragazzuoli, ok, perfetto. Allora, io come sempre approfitto per ringraziare tutti quanti voi che mi siete venuti a far compagnia. Ringrazio la nostra guerriera Ale. Ringrazio il nostro Moreno Ale. Ringrazio il nostro Aleasso Alegragia. Ringrazio Fernbus Ale. Che altro devo ringraziare? Che mi sto scordando? Esport Game. Grazie per il messaggio. Grazie per essere passato in live. Poi che altro devo ringraziare? Andiamo un po'. Ho ringraziato tutti. Ringrazio come sempre moderatori, moderatrici del canale, sostenitori, sostenitrici. E naturalmente questo video sarà disponibile su YouTube, no? Venerdì a mezzogiorno, mentre voi state mangiando, esce questo videozzo e tuzzi e tuzzi. Allora ragazzi, vediamo un pochettino a chi fare il raid. Oh, allora ragazzi, io direi di fare il raid a Devil Dark Gamer, che da poco sto seguendo, e vi chiedo come sempre la gentilezza di fermarvi nel raid e naturalmente di seguire il canale se non l'avete ancora fatto. E allora, grazie mille a tutti, accendiamo la luce, thank you so much e state buoni, grazie a tutti, grazie. Beh, giustamente mi sono scordato di attivare. Allora, un attimo di pazienza ragazzuoli, quindi vi aspetto come sempre tutti i pomeriggi dalle 15:30 in poi, però nel dubbio, siccome può capitare che in qualche occasione come oggi potrei anticiparmi di qualche minuto, vi invito naturalmente ad attivare le campanellozze se non le avete fatte ancora, naturalmente. Ok, perfetto. E allora, grazie mille a tutti di nuovo e state buono. Voglio, ciao, voglio che state tutto quanto buono. Ciao. Alle pendici del Monte Cucco nasce la società agricola bio I Piani. La genuinità dei nostri prodotti biologici al 100% sono adatti anche allo svezzamento dei più piccoli. Da noi troverai farro, ceci, lenticchie e farine di farro, ceci e di grano duro. Scegli il vero bio italiano, buono e genuino. Scegli i prodotti di I Piani Bio. I Piani Bio, mangio bene anch'io. www.ipianibio.it. Ci trovi anche su Facebook ed Instagram.